In occasione della settimana della dislessia, siamo ormai a 11 anni dall'entrata in vigore della legge sui disturbi dell'apprendimento. Ci sono stati dei progressi? Sicuramente ci sono stati dei progressi, delle aperture, le scuole danno molta più attenzione a questi tipi di disturbi, ma la legge non ha risolto e spianato tutti i problemi. Ancora oggi ci sono spesso delle battaglie da dover fare, ci sono spesso dei problemi per mettere in atto le misure di cui questi ragazzi avrebbero diritto. Un esempio di problema maggiormente riscontrato? Molto spesso dopo la certificazione il ragazzo ha diritto ad avere un PDP, quindi un piano didattico personalizzato che viene redatto tra la scuola e i genitori, viene condiviso, ma spesso non viene condiviso oppure viene disatteso, perché molto spesso sulla carta il PDP viene redatto, vengono date delle misure compensative o dispensative. Ma poi nella scuola di tutti i giorni non vengono magari concesse e non viene dato il diritto di utilizzo a questi ragazzi che, avendo un disturbo, hanno delle difficoltà scolastiche e gli deve essere consentito invece un percorso scolastico adeguato. Ecco, e qui forse entrate in gioco voi come associazione, esattamente in che modo? Ma sì, allora l'Associazione Italiana della Dislessia è presente su tutto il territorio nazionale e cerchiamo proprio di fare un lavoro sia di sensibilizzazione verso le scuole, gli insegnanti, di supporto alle famiglie. E infatti, se le famiglie hanno bisogno, abbiamo anche uno sportello proprio sul territorio. Qui a Cuneo è realizzato come uno sportello telefonico, tutti i giorni dalle 18 alle 20 ricevo le telefonate, c'è un gruppo di lavoro dietro che in base al tipo di richiesta, questa richiesta viene, diciamo, elaborata e si dà un supporto alle famiglie. E eventualmente il tipo di disturbo può presentarsi anche su persone più adulte e eventualmente quali possono essere le loro richieste? Sì, ultimamente molto spesso abbiamo delle richieste da parte di adulti, sia di adulti che magari cioè sono diciottenni, intraprendono il percorso universitario, si rendono conto di avere dei problemi e quindi fanno una valutazione che magari non è stata fatta nel percorso formativo precedente, e sia di adulti che affrontano il mondo del lavoro. E quindi cerchiamo anche in questo caso di dare un supporto agli adulti e anche qui una sensibilizzazione nei confronti invece delle aziende che andranno a ricevere come lavoratori delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento. E infine, dove possiamo trovare i vostri contatti? Allora, su internet trovate il sito Aiditalia. E lì trovate tutto. Come sezione abbiamo una mail di sezione che è cuneo@aiditalia.org, un telefono a cui rispondiamo dalle 18 alle 20 tutti i giorni che è il 351 01 27 724 e poi ci trovate anche su Facebook.